13 luglio, un cordiale saluto ai telespettatori di Teledown e buon inizio settimana. Torna l'informazione. Cominciamo il nostro TD News parlando del crack Gema. Inizierà il 7 ottobre il processo per la società di riscossione dei tributi di Chicco Tavasci. Gravi i capi di imputazione a carico dei componenti del consiglio di amministrazione della società, associazione a delinquere, peculato e falso. 45 gli enti a cui non sono stati versati i tributi riscossi. Tonio Sepa. Si terrà il 7 ottobre prossimo l'udienza preliminare per associazione a delinquere, peculato e falso nel processo chiesto dal pubblico ministero Antonio Laronga a carico di Chicco Tavasci e i componenti del consiglio di amministrazione della GEMA, la società di riscossione tributi ormai fallita, accusati di aver sottratto 22.719.000 euro riscossi e mai retrocessi agli oltre 45 enti creditori. Tra i comuni maggiormente danneggiati, Cerignola, a cui non sono stati versati 7.802.000 euro, Foggia, che non ha incassato 3.364.000 euro, San Giovanni Rotondo e Vieste, che avrebbero dovuto incassare rispettivamente 2.108.000 euro e 2.028.000 euro. Nell'elenco dei 45 enti truffati vi sono anche tre amministrazioni provinciali, l'acquedotto pugliese, tre comuni salentini e uno sardo. Tra i comuni che al processo Gema si costituiranno parte civile come parti lese, Cerignola, Casalvecchio, Ortanova, Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Vico del Gargano. CGIL, CISL e UIL intervengono con una nota sul licenziamento di 6 giovani lavoratori apprendisti a scadenza di contratto nella cartiera di Foggia per evitare l'ennesimo scippo ai danni di un territorio sempre più povero in materia di occupazione, scrivono. Le organizzazioni sindacali provinciali chiederanno nei prossimi giorni alle istituzioni territoriali, al prefetto, al comune, alla provincia e alla regione, ai politici della capitanata, l'apertura di un tavolo di confronto al fine di scongiurare la paventata chiusura della cartiera. Così dunque CGIL, CISL, UIL e UGL di Capitanata. Andiamo a Palazzo di Città perché tocca al Consiglio Comunale convocato per domattina sbloccare progetti fondamentali non solo per la città di Foggia ma per lo sviluppo dell'intero territorio di Capitanata. In aula c'è anche il piano di rischio dell'aeroporto Gino Lisa e ovviamente l'allungamento della pista. Vediamo. Grava sui consiglieri comunali la responsabilità di sbloccare alcune progettualità strategiche per l'intera Capitanata, a cominciare dall'allungamento della pista del Gino Lisa. Di qui l'appello del presidente Raffaele Piemontese ad andare oltre i confini tracciati dalla geografia dei gruppi consiliari affinché il dibattito risulti produttivo. Anche questa volta, alla vigilia, il sindaco riunisce i suoi, la maggioranza, per il preconsiglio che fa seguito ad un lungo colloquio di venerdì tra Franco Di Giuseppe, UDC e Gianni Mongelli. Sarà una dura sessione di lavoro, quella prevista per domattina alle 10. In cima all'ordine del giorno c'è il salvacittà, con le necessarie modifiche di integrazione alla delibera che contiene la domanda di accesso al fondo di rotazione. Il Consiglio sarà poi chiamato a formalizzare l'avvio della collaborazione con il CNR di Roma 3, al quale sarà affidata la gestione del centro servizi del distretto agroalimentare del Tavoliere di Foggia. Un valore aggiunto in termini di qualità per il supporto fornito alle imprese del settore cerealicolo. In aula arriva anche la proposta di adozione del piano di rischio dell'aeroporto, col parere favorevole dell'ENAC, che l'assessore all'assetto del territorio, Augusto Marasco, ha chiesto di inserire per accelerare i tempi. Superato questo adempimento, occorrerà tornare in aula per la variante del piano comunale dei tratturi, quando la Regione darà tutti i via libera necessari per completare gli impegni politico-amministrativi sull'allungamento della pista. Tra gli ultimi punti, salvo inversioni, c'è anche un ordine del giorno sulla vertenza Tozzi. E se ogni seduta genera qualche palpitazione, causa numeri, sul fronte politico a tenere banco in queste ore, più che i temi in ballo, sono le candidature alle amministrative per le ultime dichiarazioni del primo cittadino sul social network Facebook.
a innescare un fervido dibattito a suon di poste Rino Pezzano, uno dei fuoriusciti dalla direzione del Partito Democratico. A Foggia il PD deve sostenere la ricandidatura di Gianni Mongelli, il precedente stallone avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. Il diretto interessato rilancia la sua candidatura. Avviamo una discussione, un confronto aperto e senza pregiudizi sul futuro della città, partendo da quella che era la situazione di Foggia il 26 giugno 2009, dal lavoro e anche dagli errori fatti in questi 4 anni. Le candidature, continua, hanno un senso solo con un progetto e non possono essere frutto di alchimie politiche, se si vuole davvero lavorare per il futuro. A questo sono interessato e disponibile a partecipare. Tutto il resto è noia. Il campo sportivo San Paolo al CEP a Foggia sarà ristrutturato con fondi privati utilizzando le norme sul project financing. La giunta comunale infatti ha approvato lo schema di avviso pubblico per verificare l'eventuale esistenza di un'offerta migliorativa rispetto a quella già depositata presso gli uffici dei lavori pubblici, che prevede l'investimento di 4 milioni e 700 mila euro. Il bando sarà materialmente pubblicato a giorni, afferma l'assessore ai lavori pubblici Pietro Cola, e come prevede la normativa sul project financing ci consentirà di verificare che quella già depositata sia effettivamente l'offerta migliore per il comune, che in ogni caso, fanno sapere da Palazzo di Città, non affronterà alcuna spesa. Ora la cronaca interviene per sedare una violenta lite per motivi di traffico e gli strappano un orecchio a morsi. È accaduto ad un poliziotto napoletano in vacanza con la famiglia sul Gargano. Un secondo agente, anch'egli fuori servizio, tenta di prestare aiuto al malcapitato, ma subisce anche lui un violento pestaggio da parte di 2 energumeni di Monte Sant'Angelo. Tonio Sepa. 2 poliziotti napoletani fuori servizio, in transito con le rispettive famiglie sulle strade del Gargano, sono stati aggrediti e picchiati selvaggiamente da 2 energumeni, Leonardo Ricucci, di 26 anni, e Leonardo D'Ercole, di 41 anni, pregiudicato, entrambi di Monte Sant'Angelo. Il poliziotto, mentre si recava al mare con la famiglia, ha notato i 2 che litigavano con un automobilista, probabilmente per questioni di traffico. Qualificandosi come agente di polizia è intervenuto per cercare di sedare gli animi, ma inaspettatamente è stato aggredito violentemente sotto gli occhi dei propri familiari, che hanno dovuto assistere impotenti alla scena, e nonostante le urla disperate della moglie, l'uomo è stato picchiato selvaggiamente con pugni, calci e persino con un morso che gli ha praticamente staccato una parte di orecchio. In quel momento un altro poliziotto, anch'egli in vacanza con la famiglia, si è fermato e ha cercato di aiutare quello che senza saperlo era un suo collega. Suo malgrado anche lui è stato però aggredito e picchiato con violenza inaudita. A porre fine alla selvaggia aggressione l'intervento dei carabinieri, giunti da Monte Sant'Angelo, da Manfredonia e persino da un elicottero in servizio nella zona, allertati da numerose telefonate al 112 degli automobilisti che assistevano alla scena. Sul posto è stato bloccato Leonardo D'Ercole, ancora sporco di sangue, mentre Leonardo Ricucci è stato rintracciato poco dopo a Monte Sant'Angelo. I 2 poliziotti sono stati ricoverati in ospedale, il primo per frattura all'orbita, allo zigomo e alle ossa nasali, e avulsione parziale del padiglione auricolare, strappato appunto con un morso. Varie abrasioni, ecchimosi e ferite lacero-contuse, la prognosi 30 giorni. L'altro per trauma cranico commotivo, ecchimosi ed abrasioni varie, con prognosi di 20 giorni. I 2 aggressori sono stati rinchiusi nel carcere di Foggia. Resta ancora imprecisato dunque da quantificare l'ammontare del bottino della rapina ai danni di un rappresentante della ditta Meizzi Ingrosso Alimentare di Foggia. Stando alla ricostruzione dei fatti raccontata dal rappresentante alla polizia, l'uomo si stava recando presso la sede della ditta mentre transitava in via Manfredonia. Un'automobile bianca gli ha tagliato la strada. Da una seconda macchina sono scese 3 persone incappucciate, di cui una armata di pistola, e mentre 2 lo bloccavano, il terzo, dopo aver sfondato il finestrino, l'autopasseggero si è impossessato di un marsupio contenente il denaro ed alcuni documenti. I malviventi sono quindi fuggiti con il bottino. In corso le indagini per l'identificazione dei rapinatori.
Nuovo caso di meningite a San Severo, una donna di 42 anni è ricoverata in coma farmacologico nel reparto malattie infettive dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La donna, una dipendente dell'ASL di Foggia, era stata ricoverata in un altro reparto prima di accertare che si trattasse di meningite. Nelle prossime ore saranno sottoposti a profilassi tutte le persone che hanno avuto contatti con la 42enne. A Manfredonia arriva il ministro Andrea Orlando per l'inaugurazione della Marina del Gargano, il porto turistico sul lungomare del Sole. Confermata la presenza del titolare del Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare alla cerimonia prevista per giovedì 18 luglio alle 18. Ci sarà anche il governatore della regione Puglia, Nichi Vendola. I lavori sono iniziati nel 2010, vedete le immagini. Il nuovo porto turistico dell'Adriatico è in grado di ospitare imbarcazioni e superyacht fino a 60 metri. Da poco nominato anche il nuovo direttore, si tratta di Nicola Francescucci. Questa mattina invece il GAL Meridionia ha presentato il consuntivo di 7 anni di PSR, programmazione di sviluppo rurale. Dal 2007 ad oggi sono stati finanziati 99 progetti per un totale di oltre 10 milioni di euro investiti per ampliare l'offerta ricettiva e aiutare l'artigianato dei Monti Dauni. In conferenza stampa è stato presentato anche il nuovo PSR. Ascoltiamo a tal proposito il presidente del GAL Alberto Casoria e l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni, li ha intervistati per noi Germana Zappatore. Come i PSR hanno cambiato il volto dei Monti Dauni in questi anni? Ma i PSR sono stati fondamentali, l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo delle aree rurali è stata la chiave di svolta di quello che è oggi il vero miracolo del sistema Puglia, cioè il recupero di aree marginali come quella nostra, non più subappennino ma Monti Dauni. Sulle guide turistiche finalmente compare questo magico nome, Monti Dauni, quindi vuol dire che si sta preparando un'offerta turistica che è ancora, voglio dire, in bozza, ma che emerge prepotentemente. Diversificazione delle attività tradizionali in agricoltura, sostegno ai giovani che vogliono fare impresa, aiuto alle aziende artigiane che vogliono ripescare attività ormai abbandonate e soprattutto intervento sulla qualità della vita, sostegno alle persone deboli, ai ragazzi che capiscono che possono rimanere qui. I programmi leader stanno cambiando la faccia delle aree rurali europee, questa è la vera novità, è la vera realtà di questi anni, perché il leader ti permette di entrare in sintonia col territorio, ti permette di capire cosa la gente vuole e di anche aiutarli nei limiti di quello che sono gli strumenti. Cosa prevede la nuova programmazione dei PSR? Ma tanto per incominciare, stiamo facendo delle valutazioni sulla vecchia programmazione e questo, diciamo, questo GAL merita appunto attenzione, perché è stato tra i GAL più virtuosi nel saper utilizzare le risorse messe a disposizione, ma soprattutto anche sapendo anche individuare quali sono le esigenze, le vocazioni, le tradizioni di questo territorio e quindi valorizzarle per poter creare anche economia. Sul nuovo PSR stiamo studiando anche in relazione ai risultati che ha portato il vecchio, stiamo anche valutando le risorse da destinare, ma sicuramente andremo, diciamo, sulla stessa linea dello scorso PSR, inserendo magari anche qualche altra tipologia di intervento. Per noi i GAL sono fondamentali perché conoscono la peculiarità del territorio e quindi tramite questa conoscenza il GAL intraprendente è nelle condizioni di poter fare sviluppo sia nel sistema agricolo ma anche nel sistema turistico, che poi si sposa perfettamente sull'enogastronomia, sui famosi agriturismi e quant'altro. Insomma, quindi per noi guarderemo sempre di più sulle attività dei GAL,
e soprattutto cercheremo di puntare anche nel poter in qualche maniera consegnare loro quante più risorse possibili per fare sviluppo. La Confedilizia, in occasione dell'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, ha organizzato a Foggia incontri diretti ad illustrare le nuove regole con un focus sulle case di vacanza. Dall'uso degli impianti allo svolgimento delle assemblee alle multiproprietà, ricordano da Confedilizia, possono sorgere diversi problemi, soprattutto nel raccordo tra esigenze dei villeggianti e quelle dei residenti. Ed esistono precise regole da rispettare. L'Associazione della Proprietà Edilizia ha predisposto dunque uno specifico servizio di consulenza nella sede di Via Montegrappa, con uno sportello attivo tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Lunedì prossimo ricorre il 70° anniversario dei bombardamenti che il 22 luglio del 43 distrussero Foggia. Numerose le iniziative in città per perpetuare il ricordo delle 22.000 vittime. Anche la Banca del Monte ha offerto il suo contributo con una mostra multimediale dal titolo emblematico La città spezzata. È possibile visitarla fino al prossimo 26 luglio ed eccezionalmente anche dal 12 al 14 agosto. Il servizio è di Mariangela Ciavarella. Macerie e frammenti di quotidianità sullo sfondo di una città spezzata. Alla Fondazione Banca del Monte di Foggia i giorni bui del feroce bombardamento alleato si rivivono così. Una mostra multimediale allestita da Enzo Gagliardi e Rosalba Valleri dell'Accademia di Belle Arti snoda un percorso dal forte impatto emotivo. Il cammino del visitatore è scandito da grandi pannelli fotografici che restituiscono lo stato dei crolli che hanno devastato la città. Di quei crolli non resta che la memoria di chi c'era e non scorderà mai. Ed è proprio da questo spunto visivo che si sviluppa l'idea delle installazioni che riproducono le macerie e che rendono l'idea del cammino che si inceppa tra i cumuli di cemento e lamiere. Chi percorre lo spazio dell'allestimento può inoltre leggere e ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto quei giorni terribili. Quaderni e libri di scuola affastellati su una grande struttura in legno raccolgono lo spaccato di vita quotidiana dei bambini che quella guerra l'hanno portata dentro per sempre. Poco più avanti, nella sala multimediale, un documentario racconta i tragici fatti dell'estate del 43. Sulle immagini dell'Istituto Luce, storia e memoria collettiva si intrecciano indissolubilmente. Un pezzo del patrimonio cittadino è tutto racchiuso in quella ferita della storia che Foggia non dovrebbe mai dimenticare. I martiri delle stragi di Utøya e Oslo sono i protagonisti del libro Il silenzio sugli innocenti, che l'autore Luca Mariani presenterà nella sede del Circolo Foggia Centro, intitolato proprio alla memoria dei norvegesi uccisi nell'isola su cui era in corso il raduno organizzato dalla Lega dei Giovani Lavoratori. L'evento è in programma per domani alle 19.30 nella sede del Circolo in corso Matteotti. È prevista la partecipazione anche del vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. Ora qualche istante di pausa, poi le altre notizie. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Sta per nascere un complesso immobiliare di alto prestigio, con centri commerciali, impiantistica sportiva, strutture scolastiche, spazi per bambini e anziani. Tutto avvolto in una cornice di sobria eleganza. Prenota il tuo appartamento nel nuovo complesso immobiliare accanto al polo universitario ospedaliero. Per informazioni 0881 61 78 82 oppure tratto casa 0881 72 24 31. E a chi prenota l'appartamento regaliamo l'arredamento. We'll be right back.
estate nel Salento, a Torre San Giovanni, a Lido Bora Bora. Tutti i colori del fantastico mare, con un fondale sabbioso limpidissimo e una scogliera a 150 metri dalla spiaggia. A Lido Bora Bora l'estate è una favola. Non parliamo noi, parla il mare. Animazione, ginnastica, piano bar, spettacoli e una cucina straordinaria. Non parliamo noi, parlano i colori e i sapori del mare. Ricevimenti. Per la vostra pubblicità su Teledauna chiamatelo 0881 33 00 35. Il calcio parte oggi la Mission Lega Pro, l'operazione ideata dal Foggia per reperire fondi per sostenere l'eventuale domanda di ripescaggio. Tonio Sepa. Parte oggi la Mission Lega Pro, l'operazione ideata dal Foggia per reperire fondi per sostenere l'eventuale domanda di ripescaggio. La società chiede a privati ed aziende contributi rispettivamente di 10.000 e 1.000 euro da versare entro venerdì, che saranno poi restituiti ad ottobre 2014. Con questa iniziativa la società confida di raggiungere, o quantomeno ad avvicinarsi, alla somma di 836.000 euro, di cui 700.000 euro di fideiussione e 100.000 euro in contanti a fondo perduto necessari per l'iscrizione in C2 in caso di ripescaggio. L'operazione non è semplice, dati i pochi giorni a disposizione, ma si confida nella mediazione con associazioni di categoria ed aziende da parte del sindaco Gianni Mongelli, che ha aderito all'iniziativa. Intanto tutto è pronto per la partenza prevista sabato 20 luglio per il ritiro di Campitello Matese. Il direttore sportivo Beppe Di Bari conta di partire con almeno 20 giocatori, tra i quali potrebbe anche esserci l'attaccante Leonetti. Grande successo di pubblico ieri a Cerignola per la prima tappa in capitanata di Miss Italia. Sul palco anche il soprano lirico Ripalta Bufo, reduce dalla fortunata trasmissione Italia's Got Talent. Vediamo le immagini. Miss Italia bagnata, Miss Italia fortunata, ma come da tradizione il cielo è stato clemente per la prima del tour in capitanata. Liberata la passerella dall'acqua, sono salite le Miss in gara per aggiudicarsi l'ambita fascia di Miss Deborah e il titolo valido per l'accesso alle selezioni regionali. Ai piedi del Teatro Mercadante, nella centralissima Piazza Matteotti a Cerignola, sfila la bellezza tutta pugliese che sogna di vincere il concorso più longevo d'Italia. E dopo un'assenza giustificata anche dalla crisi, la carovana del patron pugliese Mimmo Rollo torna in provincia di Foggia con una serie di tappe. Quest'anno sembra che la crisi in capitanata non ci sia, perché ci stanno ospitando un po' in tutti i paesi più rappresentativi della nostra terra della capitanata. E oggi siamo qui a Cerignola ed è un piacere perché lo scenario è unico, è bellissimo, è un teatro all'aperto, perciò è un bell'onore essere anche qui.
La voce del soprano lirico ripalta Bufo, incanta la sua città dal palco di Miss Italia, lancia il suo ultimo progetto discografico. È un grande, un bel progetto, un progetto discografico che praticamente volge ad unire la musica classica con la melodia italiana, e c'è il primo inedito, che è in fase comunque di elaborazione, intitolato Amore mio desio, ed è un testo inedito appunto su una melodia classica famosissima che è il valzer sul Il Danubio Blu di Strauss, e tutto ad opera del produttore Roberto Bonaventura, già autore di Luciano Pavarotti. A indossare la coroncina è Marianna Di Franco, 19 anni, di Corato. Al secondo posto c'è una cerignolana, la plurilaureata Anna Pia Di Giglio, 24 anni, stessa età della foggiana Raffaella Campagna, la Miss Mamma al terzo posto. E incapitanata Miss Italia continua, prossima tappa sabato a Lucera. La nostra emittente segue in esclusiva le tappe della tour di Miss Italia, incapitanata con una trasmissione Miss Italia Sei Tu. Andiamo avanti con le altre notizie, ancora spettacoli. Arriva l'onda della Summer Music Vieste. Il 23 luglio si parte con Max Gazzè, che si esibirà a partire dalle 21 nella piazza della Marina Piccola. Il 10 agosto toccherà a Malika Yan, e a chiudere il Summer Music Vieste saranno i Boom Da Bash, una reggae band italiana di origine salentina. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.